Solo la paura, ma come si possono difendere? Come si devono difendere? Se fossi un commentatore vicino a questo governo, direi devono chiamare i carabinieri o le forze dell'ordine. Io l'altro giorno in un'altra trasmissione mi hanno detto: devi stare alla finestra a guardare che se arrivano i ladri e se i ladri arrivano chiami la polizia. Io con tutto il rispetto per le forze dell'ordine che fanno un grandissimo lavoro, che sono impegnate sul territorio 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, non posso pensare che siamo tutti sicuri. E quindi il fatto che la proprietà privata debba essere tutelata e debba essere, a mio parere, debba essere difesa, per me è la cosa principale. Io utilizzo un po' il metodo americano, quindi dico che se vieni in casa mia, io devo essere messo nelle condizioni di potermi difendere. Se vieni in casa mia non sei invitato. Poi io E non ho quindi se io un'arma. sparo e non è amen. No, Sì, ma chiedo, perché tra l'altro state provando a far passare questa cosa, ma adesso mi risulta che sia slittato di 2 settimane la adesso discussione sulla fanno legittima una difesa. discussione sulla legge di difesa un po' Chi è strana. che non vuole parlarne? Chi non vuole parlarne è chi sta governando in questo momento questo paese, che vogliono fare una riforma sulla legittima difesa all'acqua di rose. Sono due modi diversi di vedere la legittima difesa. Noi riteniamo che la legittima difesa all'interno della proprietà privata debba essere esercitata senza che ci sia eccesso, la parola eccesso, e quindi togliere questa Cioè, parola. non c'è eccesso se sei entrato dentro casa No, mia, non non ci può c'è eccesso a essere, non ci può essere prescindere. eccesso e soprattutto non ti devo risarcire, non devo risarcire i parenti. Se un ladro entra in casa mia, una persona entra in casa mia e fa del male alla mia famiglia, fa del male a mio figlio, mi vuole derubare, Mi spaventa a morte nella migliore delle e occasioni. nessuno l'ha invitato, perché io non ho telefonato al ladro dicendo: ascolta, oggi sono a casa da solo con la famiglia, puoi venire oggi anziché domani? Io devo essere messo nelle condizioni di potermi difendere senza aver paura che poi ci sia qualcuno a dirmi: sei stato eccessivo. Sono stato eccessivo? Un cavolo, sei stato È eccessivo tu chiarissimo. a entrare in casa mia quel giorno, punto.